Cosa bisognava fare? Adesso molti scienziati se ne sono accorti, cioè fare dei vaccini che non fossero basati sulla proteina spike, ma su altre proteine virali, come la proteina della sequenza N, eccetera. Capito? Risentiamo. Cosa bisognava fare? Adesso molti scienziati se ne sono accorti, cioè fare dei vaccini che non fossero basati sulla proteina spike, ma su altre proteine virali, come... Capito? Non mettono in dubbio, quindi i V, diciamo, i V loro non li mettono in dubbio, i V, A, X... Sono andato così a vedere chi ha prodotto questo Playmaster Movie. Vado sul loro canale diciamo YouTube, e trovo i soliti sospetti, diciamo Pappalardo, questo qua che è uscito, quello che gli hanno fatto tipo il TSO. Mettono in questo video, si vedono delle pecore che gli mettono questi VR così per adattare le pecore a queste tecnologie che poi li ingabbieranno, e gli fanno vedere come ammazzano gli animali e tutto, e la pecora poi sconvolta, un po' come è successo a me quando ho visto Earthlings, diventano vegetariani. Sempre sul loro canale YouTube promuovono Marco Rizzo, Sara Cunial, e come si chiama questo? Non lo so, però è quello di Trieste, Bovia, Wikileaks. Perché il vaccino non è in grado di prevenire l'infezione. Capito? La ricerca è il fine importante. Attenzione, attenzione. La risentiamo. La prima perché il vaccino non è in grado di prevenire l'infezione. Capito? Tutto questo documentario era di denuncia che questo vax, diciamo, non è buono. Ma se fosse fatto diversamente sarebbe stato buono. Che è una problematica esistente, abbiamo bisogno di diagnosi, di cure e di supporto da parte dello Stato. Loro hanno bisogno di diagnosi, di cure da parte dello Stato, supporto da parte dello Stato. Per riuscire effettivamente a uscire da questa situazione. Certo, più Stato. Infatti una cosa che ho detto sempre, voi potete leggere le notizie o quello che fa il nostro nemico, si basano sempre sul come rafforzare loro stessi, cioè più Stato sempre. E lui cosa chiede qua? Più
La ricerca è il fine importante ed è uno dei motivi per cui il comitato... Il comitato, ascoltami. Ascoltami. Il comitato, ascoltami. Ci sono tutti questi cazzoni su Telegram che sentono così tutti i problemi che hanno avuto gente, apparentemente, ma in realtà è noi, la gente che vediamo intorno a noi, non c'è un cazzo, insomma. E io penso che più che far male alle pecore, che non si sa mai cosa farà questa roba in futuro, però per il momento quello che loro veramente vogliono non è ammazzarle, ste pecore, ma semplicemente fargli accettare un mondo dove verranno controllate e tutto deve essere digitalizzato, così ogni nostro movimento è controllato, ok? Niente più contanti, controllo se hai preso il nemico invisibile, cioè per controllare questo gregge, diciamo. Ma sempre sul loro canale sono stato sorpreso da questo video che è un po' fuori luogo, diciamo. Vediamo, ecco, c'è una roba un po' orientale così, c'è questa rettilina qua tutta rifatta che fa il 666, fa yoga, vediamo, ecco. Poi sale sulla terrazza e fa sta roba qua, ecco. Abbiamo vomitato abbastanza, no? Vediamo cos'altro è rimasto. Sì, loro promuovono anche la Demari sul sito e vado così a rifarmi un po', a riaggiornarmi sulla situazione della Demari sul suo Facebook, e dice la stessa cosa, che non siamo capaci di curare il Covid. Si vede anche questa fan di Luke Anali, ecco, che suona.